po' da mano in bocca per la squadra francese contro una Manchester United stamattina onestamente maltrattato dall'Ajax, 10-0, punteggio in doppia cifra per gli olandesi, United che cercherà di scuotersi e di assorbire una punizione molto severa, sono punizioni che peraltro fanno crescere, servono anche ai bambini anche a quest'età per capire anche il concetto di sconfitta, anche sconfitte pesanti aiutano a maturare sotto ogni aspetto. È iniziata la partita con il Paris Saint-Germain in maglia bianca e calzoncini rossi e lo United colori invertiti, maglia rossa d'ordinanza e calzoncini bianchi, formazioni comunque con tutti i migliori, poi ne scopriremo più tardi, comunque non United c'è spazio per chi ha giocato un po' di meno magari nel corso di queste giornate, ci sono dall'inizio Atwood, Parrish, Lazy, confermatissimi i pilastri difensivi Jones e Wedley con Ashton Missing, in porta Forshaw e in difesa Mohamed, Nial Mohamed, c'è il PSG che attacca a conclusione del numero 7 Fernandes, la parata facile di Forshaw che fa ripartire la formazione inglese. Nel PSG invece dall'inizio ci sono il portiere Douglas, poi il numero 11 Sulpice Timothée, il numero 12 Kelé Fernandes che abbiamo già visto, il terzino Ovra, i due numero 2 QMD e il numero 6 Rui Fett, partono dalla panchina dunque Colela e Pietra, due tra i migliori nel corso di questo torneo, ed ecco subito Kelé che scappa, cerca di andare via Mohamed che lo tiene, lo controlla, lo contiene e la rimessa laterale a favore della formazione inglese se ne occuperà lo stesso Mohamed, batte veloce, controlla male Lacy, c'è ancora il numero 7 Fernandes, poi Ovra, poi ancora Fernandes, numero 6 Rui Fed, ancora Rafael Fernandes, origini immagino portoghesi per questo ragazzo che ieri ha anche segnato un gol molto bello contro la Roma. Pallone ha girato ancora per Fernandes, pallone in mezzo, esce Forshaw, in qualche modo allontana la United con Missing, poi Wedley in una insolita posizione un po' più avanzata rispetto al solito, lo starà provando il tecnico inglese Thorpe, magari anche più in attacco proprio per forse anche per l'assenza di giocatori che sappiano sostituire l'intoccabile Cole Sims, l'autore dei due gol con cui ieri lo United aveva battuto il Krasnodar, che di fatto sono gli unici due gol segnati dallo United in questo torneo. Ancora Rafael Fernandes a destra, punta Mohamed, il duello tra i due, ancora Fernandes va sul fondo, bella serie di finte, mette il centro, Jones anticipato da Kelly, ancora Fernandes, il cross al centro, non ci arriva il numero 2 QMD, poi Over tiene il pallone in campo, ancora Over per QMD, buon inizio del PSG e c'è il break ancora di QMD che riesce, anzi no, non riesce a tenere il pallone in campo, allora rimessa dal fondo per Forshaw, partito meglio il PSG, ricordiamo anche il regolamento di queste partite, non è un vero e proprio turno eliminazione diretta, ci sono partite di girone, dunque in caso di parità un punto per uno, poi la classifica verrà stilata con gli stessi criteri della fase a gironi per eleggere le squadre del nono al dodicesimo posto, dunque non c'è una vera e propria fase a eliminazione diretta, almeno per quanto riguarda queste quattro squadre. Per quanto riguarda invece le altre otto, classici meccanismi da torneo, dunque quarti finale, poi finaline di consolazione tra chi ha perso i quarti, di conseguenza tra le semifinaliste e così via fino a domenica, tutto abbastanza standard d'ora in avanti, ne parleremo quando cominceremo a commentare i quarti. Kelly mette una gran palla per Fernandes che mette dentro, ma è fuori gioco e non vale, allora il gol del numero 7 del PSG, si alza la bandierina del guardaline che ha segnalato la posizione in offside del numero 7, diversa la regola del fuorigioco per quanto riguarda questo tipo di calcio in cui si va in fuorigioco se si staziona negli ultimi 3 metri contrassegnati da una linea bianca che interessa tutte le fasce di campo, di fatto è semplicemente si è in fuorigioco se si riceve un pallone e un passaggio in avanti e si staziona più avanti degli altri in quella zona del campo. C'è un calcio d'angolo per il PSG che è partito decisamente meglio e va a batterlo, lo andrà a battere immagino Over che per il momento si occupa di recuperare il pallone e la conclusione da parte di Fernandes, ancora lui trova la deviazione
di un difensore inglese. Calcio d'angolo per Over, appunto il biondo numero 2, anzi numero 3, due gol per lui, uno al Benfica e uno al Corinthians. Batte in mezzo, una bella palla al volo, prova Kouamdi, non è finita, c'è Kelei, deviazione, ancora Over, controlla di sinistro, cerca di andare via Mohamed, che è molto bravo a tenerlo e poi perfeziona il disimpegno la formazione inglese con Atwood Perry, poi molto bravo Wadley in mezzo a tre, giocatore che si, come dire, si fa notare, svetta per la sua altezza quasi spropositata. Attenzione a Messina, si sovrappone Wadley, c'è tutto solo Lacy dall'altra parte, Wadley va da solo, ce ne sono due al centro, prova a tirare Wadley e segna un grande gol, un grandissimo gol di Ethan Wadley che porta in vantaggio lo United, azione personale del numero 6 del United che ha ignorato al centro Messina e Lacy che erano meglio piazzati e ha tentato con successo la soluzione personale. E allora il primo gol dello United non segnato da Cole Sims, un gran gol, nulla da fare per Douglas. Complimenti a questo ragazzo che si è messo in mostra in questo momento anche per le doti non soltanto da mediano, da difensore, ma anche da bomber. 1-0 United nel momento in cui sembrava il PSG dovesse passare da un momento all'altro, è arrivato questo contropiede degli inglesi che passano dunque avanti 1-0 per Wadley, nato nel gennaio 2006, il più esperto non soltanto fisicamente ma anche come dati anagrafici della sua squadra, un primo gol alla sua seconda partecipazione alla Venice Champions Trophy, lo ricordiamo infatti anche l'anno scorso con la stessa maglia numero 6. E ora attacca ancora il PSG che già attaccava prima, figuriamoci se non attacca adesso, ci prova il numero 11 sul pistimote, si è visto poco durante il torneo, uno dei meno utilizzati dalla PSG, dalla destra il pallone al centro, non ci arriva Kelei ma la palla lì la mette dentro, allora il numero 12 Christian Kelei pareggia immediatamente il PSG, partita subito divertente, 1-1 per il gol numero 1 in questo torneo di Kelei, palla di Fernandes al centro, Kelei a vuoto, poi rimpallo sfortunato su Atwood Perry e la palla rimane lì e allora Kelei non può davvero sbagliare a meno di 2 metri dalla porta di Foscio. 1-1, pareggio immediato del PSG, partita subito divertente. Ha giocato molto bene il PSG, a tratti ha messo in difficoltà squadre più forti, superiori come il Benfica e come la Roma, è stato in vantaggio con entrambe, è stato in vantaggio anche oggi per quantomeno è stato vicino al vantaggio oggi contro il Corinthians, sfiorandolo ripetutamente nel finale, forse avrebbe detto qualcosa di più questa squadra che comunque ha messo in mostra almeno 3 o 4 giocatori che peraltro non sono in campo in questo momento, per esempio Colela. Attenzione ancora a Kelei, a larga destra c'è uno scatenato Fernandes che rientra sulla sinistra, mette un altro cross, Kelei controlla un po' così Kouamdi, poi Wadley, fallo di Kouamdi e c'è il calcio di punizione per il Manchester United. Si rifiata un attimo, una partita iniziata a ritmi molto alti, sotto un caldo notevolissimo, sono le 16 passate da qualche minuto, siamo abbondantemente sopra i 30 gradi a Caorle, c'è ogni tanto qualche refolo di vento ma vi assicuro che la temperatura è piuttosto insostenibile. Punizione ancora per lo United con il Paris Saint-Germain che sta commettendo un po' troppi falli. Sul pallone Lacy per Jones, Atwood Perry, ancora William Jones, inciampa sul pallone, Kouamdi glielo toglie, Kelei con passaggio un po' pigro, ancora Kelei e riparte il PSG senza problemi con Fernandes, dentro per Kelei che deve girarsi, pallone consegnato al suo compagno, arriva anche Rui Fed, c'è un'azione molto ben manovrata dei francesi che guadagnano più un calcio di punizione per il fallo di Lacy, i danni del numero 2 Ilian Kouamdi, va giù, contrasto falloso sotto gli occhi dell'arbitro, il fallo di Scilesi, punizione per il PSG che ha eccellenti tiratori, ha segnato durante la partita con Corinthians e la NAC su punizione ieri un palo di Vennetilly, tutti e due in panchina, dunque vediamo chi tocca adesso, credo a Over, è lui che va col destro, il pallone però sorvola la traversa della porta di Foreshow. Sull'altro campo il vantaggio il Krasnodar sulla Juventus, 1-0. Il pallone adesso manovrato ancora dallo United, Ashton Messen bravissimo, via due, grande giocata, c'è Wadley a destra, sbaglia il tocco Winston, era una grande occasione, errore di misura del numero 5 che se ne era liberato in maniera splendida, poi ancora Lacy a chiudere, Kelly, l'ultimo tocco è di Kelly meglio, vista la pronuncia francese, e calcio a rimessa laterale per lo United, se ne occupa il numero 2 Nehal, Mohamed Nehal per William Jones.
da lungo, cercare Buetli che vedete staziona prima della linea di metà campo, perché avesse, si fosse posizionato oltre sarebbe stato fuori gioco. Anche questa è una regola proprio per tutelare le differenze fisiche evidenti in alcuni casi a questi livelli, proprio perché chi ha un giocatore alto come Whiteley non deve essere avvantaggiato potendo lanciare lungo, ma è costretto, tra virgolette, è costretto e portato a giocare il pallone ugualmente. Errore ancora del PSG che sembra essersi un po' placato dopo una fase iniziale molto impetuosa, che è coincisa peraltro con il gol del pareggio di Kelly. 10 minuti caldo che ovviamente adesso consiglia anche alle squadre un certo relax. Sono ancora addirittura dei giocatori del Manchester con le maniche lunghe, il che mi fa davvero impressione. Wedley e anche il portiere Forshaw sfoggiano una maglietta a maniche lunghe davvero fuori contesto. In ogni caso, buon per loro che non soffrono il caldo. William Jones, pallone in avanti, c'è Scilesi. Ancora William Jones, regista arretrato della squadra inglese. Gran palla qui, tocca soltanto Fernandes. C'è l'occasione per Mohamed, uno dei suoi rarissimi sgancio offensivi. Piscilesi esita un attimo e manca la conclusione. Poi da terra prova a deviare senza fortuna. Grande occasione per Scilesi che ha esitato un po' troppo prima di battere a rete e ha potuto far recuperare la difesa delle PSG, che adesso contrattacca velocemente con Kelly. William Jones su di lui, Kelly lo anticipa, ma poi ancora William Jones rinviene e mette la palla in fallo laterale. Se non ho visto male non dovrebbe trattarsi di calcio d'angolo ma di semplice rimessa laterale, così è. Se ne occupa Fernandes che tocca verso il numero 11 Sulpice Timothée, prova a girarsi il numero 11 del PSG, poi riparte da Rui Fed. Ovre impallato, attenzione a Edward Perry che può andare via velocissimo, questo giocatore che arriva davanti al portiere che tocca il pallone che colpisce la parte alta della traversa e termina in calcio d'angolo. La parata di Douglas I decisiva sulla bella soluzione di Edward Perry, e con la punta della dita, una gran parata questa di Douglas I, una delle più belle parate viste in giornata, che consente al PSG di salvarsi e consente allo United di battere un calcio d'angolo. Partita molto equilibrata tra due squadre più o meno di pari livello, come sta dimostrando anche questo momento. Batte Messen, pallone al centro, non c'è una deviazione di un giocatore inglese, la palla è recuperata per un attimo da Sulpice Timothée, poi il recupera la United, colpo di testa ancora di Sulpice Timothée, poi Lesi, gran giocata ad andare via all'avversario, ancora Lesi va centrale, poi non ci sono compagni, arriva William Jones che batte di destro di prima intenzione, la palla al lato di un paio di metri alla sinistra di Douglas I, 1-1. E partita che comunque nonostante il caldo si disputa a ritmi molto elevati, molto molto concitati. Alla fine c'è ancora la United che con Mohamed trova il pallone, Rafael Fernandes a spazio, numero 7, palla niente male per Kelly, arriva Edward Perry, prezioso anche in difesa, a mettere in calcio d'angolo se non ho visto male, infatti così è. Rafael Fernandes si incarica dell'esecuzione del calcio piazzato. Ritmo alto, ritmo alto e tante occasioni, ancora Fernandes, morbido in mezzo, non ci arriva, sfiora soltanto il pallone Forshaw. Sì, continua con una rimessa laterale per il PSG. Ancora Ovre, entro la compagna, riparte da dietro da Rui Fed. Rui Fed, destro respinto, pallone che viene girato verso la porta in maniera un po' estemporanea da Kouamdi, e il pallone comunque termina sul fondo. La soluzione improvvisata ma interessantissima di Kouamdi, che di testa quasi cerca di ingannare Forshaw e per poco non ci riesce. Due palle gol nel giro di pochi minuti per il Paris Saint Germain. Lo United ha colpito una traversa con Edward Perry poco fa. Fernandes è tornato a giocare meglio il PSG, adesso il break di Whiteley che è anche molto veloce, non soltanto fisico, lo rimonta Rui Fed. Ovre, Edward Perry, l'impallo, poi Lesi, si lotta in 4-5 sullo stesso pallone in pochi centimetri quadrati, alla fine la meglio il PSG con Kouamdi, pallone aperto molto bene per Fernandes che lo controlla, lo mette al centro, non è male il pallone, allontana William Jones di testa e come se no, visto che è nettamente il giocatore più alto della difesa dello United, Rafael Fernandes con le mani scambia ancora con il solito Sulpice Timothée,
Pistimo te, va via, e guadagna però soltanto nulla, anzi non guadagna nulla, guadagna lo United, rimessa dal fondo, 5 minuti e mezzo, sempre 1-0 Krasnodar sull'altro campo, in questo modo dunque la Juve si ritrova 12esima su 12, non è chiaramente il risultato che conta in questa situazione in quanto l'importanza, la possibilità di maturare, di crescere, di fare nuove esperienze. In ogni caso è un girone che si sta disputando a buoni ritmi, almeno per quanto riguarda questa partita, con Forshaw che invia il pallone, lo gioca ancora lo United con Ashton Missin, buono il numero su sul pistino te, poi c'è il fallo del numero 11 del Paris e c'è il calcio di punizione per lo United che può rifiatare. Ashton Missin si lascia il pallone, lo recupera Kouamdi e poi può andare in verticale su Kelly, che aveva recuperato William Jones, ma c'è un calcio di punizione per il Paris Saint-Germain per una trattenuta, e allora punizione affidata come sempre a Rafael Fernandes sul pistimo te. Pensa che a sinistro, lo prova, non è una grande idea, palla alta. Endis sul pistimo te, nato il 31 maggio, ne abbiamo visto poco nelle tre partite di girone, gli dà finalmente un po' di minuti Abderrahim Fall, allenatore 29enne del PSG, che ieri abbiamo visto un po' nervoso per la partita con la Roma, un gol fantasma che poteva cambiare anche il corso del torneo per il Paris Saint-Germain, poi un gol in fuorigioco a suo dire convalidato alla Roma, tutto nel giro di un minuto. Sono situazioni, episodi che ci stanno in un calcio certamente più privo di veleni e di polemiche, così come deve essere. Kelly si libera bene di Lesi, cerca l'imbucata, fa buona guardia a William Jones, attacca ancora Kelly, riesce a dare in avanti per Wedley, quello con Ruafi, poi il pallone, Ruifed, poi il pallone che è uscito di pochissimo da destra di Douglas, ancora le sgroppate di Evans Wedley, che abbiamo apprezzato nelle partite precedenti come giocatore di rottura, di interdizione, invece si sta scoprendo cavallone d'attacco, un giocatore che somiglia anche un po' fisicamente come capelli a Fellaini, per rimanere in casa Manchester United, un giocatore certamente notevole proprio per un fisico così diverso rispetto ai compagni. Ed eccolo che esce Evans Wedley, Ethan Wedley, al suo posto il numero 9 Cole Sims, che torna al suo posto l'attacco dopo due gol ieri contro il Krasnodar. Tocca il suo primo pallone, qui viene anticipato ora Shilesi, Kouamdi può andare la pari ancora con Fernandes, velocissimo Fernandes al centro per Kelei. Kelei cade al momento del controllare, si fa fermare da Edward Perry che poi spazza col destro, perfeziona Sims Cole, bello il pallone per Shilesi che cerca il passaggio di ritorno, palla che passa per lo scatto da parte di Cole Sims e su di lui rinviene Rui Fed, torna in campo anche il numero 7, il più piccolo del torneo, Jim Thwaites, esce Edward Perry, numero 7 che vedete cerca subito di farsi dare il pallone, però il compagno preferisce andare su un altro giocatore, su Sims Cole, Mohamed rischia anche di subire fallo, Sims Cole batte di prima, è la grande parata di Douglas, avete visto le qualità di questo ragazzo che non ci ha pensato due volte, ha calciato dritto per dritto in porta trovando la grande parata del portiere francese, ancora Thwaites che mette dentro il 2-1 dello United, il più piccolo del torneo, subito in gol dopo un minuto dall'ingresso in campo Jim Thwaites, nato nel dicembre 2007, non ha neanche 10 anni questo bambino che sorride adesso dopo aver segnato il gol del 2-1. Lo rivediamo proprio per apprezzare la decisione con cui si è girato e si è coordinato benissimo con l'aiuto del palo interno, un gran gol di Thwaites, davvero una bella esecuzione proprio tecnica, balistica, complimenti a lui, a questo bambino di 9 anni che ha fatto gol a ragazzi anche di 11 e non è una differenza di età da poco questo livello. Pesce subito in attacco adesso cercando di recuperare ancora Kelly, stavolta fa buona guardia Forshaw ma non è sicuro nella respinta e pareggia subito il Paris Saint-Germain, anche ora una volta 2-2, botta e risposta, il gol messo a segno dal numero 2, Ilian Kouamdi.
Insomma, dunque una beffa questa per lo United, ancora una volta subito raggiunto nel giro di pochi istanti. Partita divertente, partita che ha offerto ben 4 gol, 2 per parte. Questo primo tempo non è ancora finita perché c'è lo pallone giocato adesso verso Kieran Morrison, è entrato anche lui poco fa. Va Morrison a puntare l'avversario, lo ferma il PSG, vediamo se c'è spazio per un'altra azione. Ancora Morrison rimira sul pallone, lo mette in mezzo, allontana di testa la difesa del PSG. Thwaites tocca lui per ultimo, la rimessa è francese. 2-2. Sono 2 gol esattamente quanti ne aveva fatti il Manchester nelle 3 partite precedenti. Li hanno segnati Whiteley e Thwaites, giocatori che più diversi non si può. Finisce qui il primo tempo 2-2, una bella partita, due volte avanti i Red Devils con Whiteley e Thwaites, due volte raggiunti nel giro di pochi istanti da Kelley e Kouamdi. A tra poco per il secondo tempo. Stiamo per vedere ora il secondo tempo di una partita che comunque è stata molto piacevole anche con cosiddette seconde linee, che poi in realtà seconde linee non sono. A questa età è assolutamente sbagliato parlare di titolari e riserve, si gioca tutti insieme, si vince, si perde tutti insieme, ed è il primo, forse unico fine di questi tornei, di questi ragazzi, è quello proprio di sviluppare uno spirito di squadra, una compiuta armonia di gruppo senza pensare alle vittorie, alle responsabilità, alle sconfitte e ai premi individuali. In ogni caso ce ne saranno, perché proprio il senso di ogni torneo è proprio quello di attribuire, assegnare un vincitore, stabilire un vincitore e uno sconfitto, proprio per non perdere di vista comunque quello che è anche il fine dello sport, cioè quello di competere, di arrivare prima degli altri. Subito PSG con Fernandes, gran primo tempo il suo, palla in mezzo, mischia il gol del PSG che passa subito in vantaggio 3-2, segnato dunque, vediamo un po'. Sembra si tratti di Elanak, così è appena entrato il numero 4, che infatti si riporta subito a centrocampo. Il pallone in mezzo di Rafael Fernandes, difesa un po' incerta, e lì da due passi col sinistro Elanak, è entrato anche lui insieme a Colela e Pietra nell'intervallo. Naufel Elanak aveva segnato anche stamattina una bellissima punizione contro il Corinthians, adesso segna su azione il suo secondo gol in questo torneo, 3-2. William Jones per Tedford Perry, sì, per Morrison, chiedo scusa. Thwaites, la rimessa è a favore del Manchester United, che adesso per la prima volta in questa partita è sotto. PSG che è sembrato comunque superiore nel corso del torneo alla formazione inglese, per come ha comunque tenuto testa formazioni che sono di assoluto livello, il Benfica, la Roma, per citarne due. Buon lavoro di Fernandes, poi Venneti lì, anche lui è entrato nella ripresa, palla in mezzo di Kelley, ribattuto, poi Pietra di fisico, difende il pallone, lo gioca ancora all'indirizzo non di Kelley ma di Ulysse Gomis, tutto diverso il PSG in questa ripresa. Venneti lì dentro per Pietra, c'è solo Fernandes dei 7 che sono scesi in campo, a parte il portiere Douglas, che è l'unico portiere di questa squadra, l'unico giocatore di movimento è Rafael Fernandes, gli altri sono tutti diversi e sono appunto il 9 Pietra, il 4 è l'Annac, l'8 Venneti lì, il 5 Colela e il 10 Gomis. Ancora Gomis per Pietra, allarga bene ancora per Fernandes, altro pallone in mezzo, questa volta si chiude bene lo United, Sims arriva in ritardo, c'è sempre Colela, c'è sempre Fernandes, un altro cross insidioso, mette fuori, c'è Venneti lì che scambia con Pietra, che poi però non riesce a trovare lo spazio per girarsi e decide di ripartire da Colela, dalla lunghissima distanza, quasi da centrocampo, tenta la soluzione, allontana la difesa inglese, c'è Gomis ancora per Pietra, duello con William Jones che lo chiude in fallo laterale. Partito decisamente meglio il PSG in questa ripresa, ha preso possesso degli ultimi 25 metri di campo e sta dettando la propria superiorità, la legge della propria superiorità tecnica e forse anche fisica. Ricordiamolo più volte, l'abbiamo detto, lo United è il team più giovane di questo torneo con ben 4 giocatori nati nel 2007, il più giovane in assoluto è l'autore del gol del 2-1 momentaneo, Jim Thwaites, nato addirittura il 20 dicembre 2007, dunque ha 9 anni e mezzo compiuti poco fa, dunque spesso si trova a che fare con giocatori anche di 11 anni, per esempio Pietra, che è nato il 6 febbraio 2006, dunque a questi livelli un anno e mezzo di differenza è davvero una
differenza importante, forse decisiva. Calcio d'angolo per il Paris Saint-Germain che sta dominando questo avvio di ripresa, pallone in mezzo, colpo di testa sul fondo da parte di Gomis, tutto solo sul secondo palo, pescato molto bene dal solito Fernandes, ha cercato di indirizzare, ha cercato la precisione, è andata però fuori. Altra occasione per i francesi, Colela chiude adesso sul numero 11 che è Zachary Giggs, il figlio del grandissimo, geniale Ryan Giggs, giocatore anche lui che paga un po' la differenza di età e di fisico in questo torneo, l'abbiamo visto un po' in difficoltà, nato a Ferragosto del 2007, un giocatore che francamente deve ancora un po' crescere per poter competere a questi livelli. Ancora l'azione di Elanak, Fernandes anticipato, può ripartire velocemente lo United, grande intervento in scivolata di Mohamed che ruba palla con le là, poi può proseguire l'azione, si trova un po' imbottigliato, deve ripartire da dietro, il pressing di Pietra su Cole Sims, una posizione un po' insolita per lui che è un centravanti, alla fine recupera palla il PSG che riparte dal suo leader difensivo Junior Kylian Colela. Kylian, nome che troverete addosso a un giocatore tra i più forti della sua generazione, Kylian Mbappé del Monaco, pezzo pregiato del calciomercato 2017. C'è un altro Kylian, un po' meno reclamizzato per ora, come Colela, che ha giocato un ottimo torneo, anche se un po' la piccola macchia dell'unica ammonizione di tutto il torneo che è stata assegnata a lui per un fallaccio contro la Roma ieri. In ogni caso, buonissimo torneo per questo ragazzone che davvero ha mezzi fisici per l'età che ha, davvero eccellenti. Ce ne sono tre o quattro molto ben strutturati, penso anche a Guglielmelli della Roma, penso anche a Mateus del Corinthians, c'è una generazione quasi di leader difensivi che si sta imponendo, lo stesso Wetley naturalmente dello United. Ne vedremo magari altri nel corso della giornata. Grande sgroppata di Gomis che brucia il suo avversario, mette al centro, cerca il colpo di tacco Pietra, pallone smorzato e controllato da Forshaw, non riesce a ripartire Giggs, ancora Colela, gli ruba il pallone, ancora Giggs, commette fallo, la punizione è francese. Colela davvero un giocatore complicato per averci a che fare, per un bambino di 10 anni qui davvero ha anticipato in maniera più che autorevole il figlio del grande Ryan Giggs. Punizione PSG, Naufel Elanak, attenzione, potrebbe anche calciare in porta, ha fatto col Corinthians, lo fa anche ora, stavolta non va allo stesso modo, proprio sul fondo. Sull'altro campo, sempre avanti il Krasnodar, 1-0, 6 minuti e 30 anche sul campo numero 1, dove i co-organizzatori di questo torneo, i russi del Krasnodar, stanno conducendo. Sarebbe per loro la prima vittoria, i primi punti anzi, dopo aver concluso la fase a gironi a 0, proprio come la Juventus. C'è l'intervento pulito sul pallone da parte di Pietra, poi Manuel Rafael, anzi Fernandes, con le là. Sta a girare bene palla il PSG, pallone per Elanak. Avanza lui, mette un pallone niente male sul secondo palo, Cole Sims nell'insolita ancora posizione arretrata, non cede, solo rimessa lo United, rimessa che viene subito effettuata e c'è di conseguenza anche il calcio d'angolo col PSG che rimane in attacco. Cole Sims, non so per quale motivo, forse giustamente per fargli fare un po' di esperienza anche da difensore, nonostante il numero 9, nonostante abbia fatto un intero torneo da attaccante, adesso si sta disimpegnando in difesa, il che è comunque insolito, ma è alla fine anche educativo per questi ragazzi che devono saper fare un po' tutto a quest'età. Palla al centro, colpo di testa mancato da Venetilli, poi ci prova Colela, pallone a campanile che non crea grossi problemi a Forshaw. Altissimo adesso il pressing dello United che mette in difficoltà il della PSG, che mette in difficoltà lo United, ne esce andando da Thwaites che si libera bene i due avversari, poi scarica su Cole Sims, rimessa, no, però ancora in campo e se ne va il numero 9 dello United, velocissimo Elanak, rischia grosso il fallaccio, poi il pallone giocato in azione personale, si lamenta un po' Zachary Giggs che ha seguito l'azione, ha cercato di fare tutto da solo Cole Sims e per poco non andava a segnare un gol strepitoso. Centro dell'area, Zachary Giggs era comunque pronto, meglio posizionato, ha cercato il diagonale, uscito di poco, palla gol ancora per lo United che è stato solo di un gol, dunque partita ancora molto, molto aperta, molto accesa, c'è Pietra che prova dalla distanza e la palla termina fuori.
3-2 PSG, 9 minuti al cronometro, entra per la prima volta Ruben Butt, anche lui ha un cognome importante, chissà che non sia imparentato con Nicky Butt, che di Ryan Giggs era compagno di squadra nel grandissimo Manchester United, che vinse il treble, che non si chiamava ancora triplete ma era la stessa cosa, nel 99, Champions, FA Cup e campionato inglese. Giocò anche la finale con Nicky Butt al posto dello squalificato Roy Keane, la famosa finale col Bayern. Non sappiamo se questo Ruben Butt sia parente, chissà, sembra anche un po' ricordarlo fisicamente, vedremo. Pietra difende da due attaccanti, due avversari il pallone, riparte ancora una volta da Colela, che è un po' il punto d'approdo naturale di tutti i palloni su cui i giocatori del PSG sono indecisi. Vedete, anche qui Elanak, piuttosto che buttarla via, preferisce mantenerla in banca. Gomis, parte ancora Gomis, poi Veneti lì, che suona come Verratti, anche se giocatori un po' diversi, comunque chissà che le origini non siano ugualmente italiane. Rodriguez, Fernandez al centro, non c'è un compagno pronto a ricevere l'invito sul secondo palo, la lascia sfilare Kieran Morrison, la rimessa dal fondo per Lewis Forshaw. Siamo a metà esatta del secondo tempo, 3-2 PSG, che è passato in vantaggio con Elanak, e adesso rientra il numero 3 Tom Over al posto di Fernandez, che ha giocato esattamente 30 minuti, e dunque con il cronometro in mano Emmanuel, anzi Abderrahim Fall, decide che può bastare per oggi per il numero 7 del PSG. È uscito qui il pallone, non riesce a tenerlo in campo Ruben Butt, sarà rimessa per il PSG. Ritmo un po' sceso in questo secondo tempo, dicevamo appunto del caldo, c'è un bel vento adesso anche in campo, lo vediamo anche dalle bandiere che aiutano i ragazzi a essere un po' più freschi, un po' più riposati. In ogni caso, giornata impegnativa per chi, come ad esempio la Juventus, ha giocato l'ultima gara della mattina alle 11 e si ritrova in campo alle 16, insomma, non è esattamente una cosa facile, penso ci sono stati molti cambi da parte dell'allenatore della Juve. Gomis, che galoppata ancora impressionante, bruciati tutti gli avversari, palla in mezzo e poi William Jones col ginocchio mette in angolo a destra, davvero fa quello che vuole questo pomeriggio Julius Gomis. 6 aprile 2006, falcata da grande per Arare, la fascia destra. Calcio d'angolo, l'ennesimo per il PSG, messo in mezzo, non colpiscono né Whiteley né numero 5 Colela, e lo United però non riesce ad allontanare. Adesso intervento regolare di Jones, poi Butt, quindi Thwaites, grande numero per mandare Butt, però si chiude il PSG, che riparte da Veneti lì e poi ovviamente da Colela. Conosce molto bene i tempi, sembra davvero avere visione di gioco non comune questo ragazzo. Con la maglia numero 5 sbaglia Pietra, pronto a rientrare intanto Mohamed Nehal. Nehal Mohamed, meglio. Stava almeno una distinta in nostro possesso. Forshaw cerca l'azione personale, si va a complicare la vita. Alla fine Veneti lì mette in movimento Over, lo insegue proprio Whiteley. E alla fine c'è un angolo per il Paris Saint-Germain con l'iniziativa del solito Tom Over. Una bella impressione d'estate in questi due giorni dal numero 3 francese, che ha segnato un gol al Benfica, un gol anche oggi pomeriggio, anzi stamattina contro la Roma, contro il Corinthians. Mette al centro Elanak, colpo di testa di Gomis, facile stavolta per Forshaw, che rimette in movimento subito compagni, ma trova ancora Elanak che va via in palleggio a Thwaites, poi deve ripartire, anzi preferisce farlo da Gomis, destro strozzato un po' dal numero 10 del PSG. Alla fine si riparte da Maxime Duglay, portiere biondo e tra i migliori di questo torneo, non ha fatto particolari miracoli ma neanche errori che ci possono stare, intendiamoci, ne abbiamo visti parecchi, ma come è giusto che sia per bambini di 9-10 anni, però lui è stato uno dei più puliti, dei più ordinati tra i numeri 1 apprezzati in questi due giorni. Gomis, ancora Jones, si gioca un po' a batti e ribatti, ancora il PSG, ancora con Veneti lì e poi ancora il solito Colela sul servizio di Elanak, fa girare benissimo la palla il PSG, nettamente superiore tecnicamente in questo secondo tempo, di fatto pochissimi pericoli corsi della formazione francese, possesso palla quasi costantemente.
del PSG. Guardate quanto gioca alto Douglas, che ha abbandonato di una trentina di metri la sua, 20 metri la sua porta, proprio per partecipare alla manovra e tenere alto il baricentro della squadra francese. Wetley va via il primo avversario, non al secondo. C'è ancora il Annacchi, c'è ancora Colela, pallone alto verso Over, posizione regolare. Over rientra, non trova spazio per tirare, trova l'opposizione di Thwaites, prova a ripartire velocemente lo United. Vediamo se riesce l'azione, il pallone di Thwaites all'indirizzo di Cole Sims, ma c'è un intervento arbitrale, che è un calcio di punizione, però falla su Missen. E punizione per il Manchester United quando mancano 5 minuti e mezzo, sempre 1-0 Krasnodar. Dunque in questo momento sarebbero PSG e Krasnodar le squadre a cui attribuire 3 punti, mentre ancora 0 lo United. La Juve, che è davvero l'ultima, l'unica squadra in questo torneo che in questo momento ha sempre perso. Se ne vede brutto anche il fotografo a bordo campo. Pallottole vaganti per lui, che controlla poi il stato della sua macchina fotografica. Rimessa per il PSG, Over, Colela all'indietro per Maxime Douglas, poco lavoro per lui negli ultimi 15 minuti. Avanza Elanac, va lungo a cercare Over, Wetley di testa, non può certamente farsi sfuggire questo pallone. Poi colpo di testa ancora di Wetley, Praga rimane lì, Over prova il tiro al volo, molto difficile. Colpisce bene verso la porta, ma non molto potente. Facile l'intervento di Lewis Forshaw. Ancora Wetley va lungo a cercare lo scatto di Ruben Butt. Gomis lo travolge, commette fallo. Calcio di punizione per lo United, che ci prova adesso. Vediamo se manda a saltare qualche giocatore importante. Si incarica della palla William Jones, che magari potrebbe anche essere utile su qualche mischia. Preferisce giustamente giocare palla a terra. Lo United rimane dietro Wetley, che adesso è tornato alla sua posizione originale di difensore. William Jones, non esattamente l'idea del secolo, con questo destro alle stelle, tutto scordinato alla conclusione. La numero 4 del United, che avevamo visto anche l'anno scorso, e ha confermato un'impressione comunque di solidità difensiva, a parte magari le goleade, ecco, subite con l'Ajax e Atletico. Fuori gioco di Gomis, oltre la linea dei 3 metri. Pronto a rientrare anche Shilesi per lo United, uno dei 4 2007 dello United, lo si può anche intuire da questa immagine, un giocatore non particolarmente sviluppato ancora, prende il posto dell'altro 2007 in campo, ovvero Thwaites, che comunque ha, si è tolto la soddisfazione di diventare il marcatore più giovane di questo torneo, nonché il giocatore più giovane, che era già dicembre 2007, insomma neanche 10 anni, li compirà 5 giorni prima di Natale. Over, 3 minuti alla fine, United sotto 3-2, Fernandes al centro, William Jones pulisce l'area di testa, però è tenuto in campo ancora dai francesi, ancora Over, lo attacca proprio Shilesi, ma no, riesce a togliere il pallone Lesi, non riesce a servire subito un compagno, cerca un gioco di gambe, Over non lo perde, si gioca, tutto regolare, ci sarebbero forse gli estremi per calcio di punizione, si lascia giocare, nessuno protesta, Velletti lì, se ne va. Prova a farlo almeno, poi perde l'equilibrio, si rimette in piedi, alla fine decide giustamente di andare dal solito Colela, lo attacca Wetley, è tornato in attacco, e Wetley è uno dei pochi che può entrare in difficoltà sul piano fisico. Colela, che alla fine riesce comunque a uscirne in maniera pulita. Ancora Venetti lì, alza il pressing lo United, che adesso si è messo un po' ad attaccare, mancano 2 minuti, bisogna fare qualcosa per evitare un'altra sconfitta dopo quella ben più grave per 10-0 contro l'Ajax. Over rientra sul destro, Shido aspetta Shilesi e lo ferma, poi però lascia il pallone, lo recupera il PSG con Over, che si libera ancora di Shilesi, bel duello tra i due, ancora Over, dentro per Pietra, si è visto poco numero 9, adesso prova a mettersi in luce, prova una sinistro che trova il corpo, le mani, i guantoni di Lewis Forshaw. 2 minuti, sempre 1-0, un risultato basso, uno dei più bassi di questi giorni sul campo 1 tra Krasnodar e Juventus. Krasnodar, che è una buonissima organizzazione difensiva, abbiamo ripetuto più volte, una delle squadre che ha subito meno gol, purtroppo neanche fatti ben pochi, uno solo, questo fa sì che sia stato eliminato come ultimo del girone senza fare neanche un punto, però difensivamente è una squadra che ha
delle qualità, ha subito solo due gol dall'Atletico per esempio, che ne ha fatti 7 lo United, palo e poi pallone rimane in campo, non è entrato il pallone calciato da Pietra, vicinissimo al 4-2 il PSG, tanti legni anche colpiti dal PSG in questi due giorni, non fortunatissima la squadra francese che avrebbe potuto segnare anche molti più gol, bello il duello di Pietra con Messin, poi sinistro che supera Forshaw sulla linea, spazza Kieran Morrison. Il vento ci fa compagnia in questi ultimi secondi di partita, ancora con le là, imperioso su Wedley che commette anche fallo, punizione per il PSG che potrebbe, dovrebbe chiudere col pallone tra i piedi, manda dentro anche Cole Sims, lo United, per cercare l'ultimo assalto, esce Ruben Butt, vediamo se c'è tempo allora per il per l'ultimo assalto del Red Devils, PSG che saggiamente decide di tenere il pallone, Douglas per Elanach, rincorre Sims fresco ma Elanach se ne va, però attenzione, recupera pallone United, è un po' scoperto incredibilmente il PSG, 3 contro 1, attenzione alla velocità del numero 5, c'è Wedley che detta il passaggio, preferisce tirare in porta Ashton Missing e sbaglia perché c'era Wedley completamente solo alla sua destra, qui eccesso di egoismo del numero 5 dello United che aveva avuto davvero una grande occasione, ce n'è forse un'altra, Lazy chiama ancora il pallone Wedley, Lazy si incaponisce e alla fine la partita finisce con la vittoria del PSG per 3-2 sullo United, qualcosa magari da ridire sull'ultima gestione del pallone da parte di Ashton Missin, ce l'avranno compagni allenatore, ma il risultato è giusto, il risultato è corretto e meritata la vittoria del PSG 3-2, 3 punti per la squadra francese della prima gara del girone di consolazione.